Buongiorno a tutti e ben sintonizzati sulla diretta TV. Vediamo già le squadre schierate al centrocampo. Tra qualche minuto avrà inizio l'incontro di calcio valido per la 18ª giornata del campionato regionale di prima categoria, che vedrà affrontarsi allo stadio Poli di Molfetta il Borgo Rosso Molfetta contro il Mafedonia Calcio 1932. Il Borgorosso Molfetta scende in campo con la maglia arancione, col numero 1 Castagno, 2 Messina, 3 Petrone, 4 D'Ambrosio, 5 De Ceglia, 6 Grilli, 7 Rutigliani, 8 Lucarelli, 9 Paparella, 10 Cubai, 11 Murolo. Col numero 12 Barile, 13 Tesoro, 14 Monopoli, 15 De Palma, 16 Colasanto, 17 Guadagno, 18 Giovinazzo, 19 Piccini, 20 Dinidio. Allenatore mister Cosimo Damiano Leonino. Il Manfredonia Calcio scende in campo con la consueta maglia bianco-celeste. Tra i pali torna titolare Ciribe Nicolas Jesus, numero 2 Granatiero Lorenzo, numero 3 Simone Gianmarco, numero 4 Laboragine Cosimo Damiano, numero 5 Monaco Daniele, numero 6 Ola Daniel, numero 7 Trotta Pasquale, numero 8 Cicerelli Benito, numero 9 Gluma Francesco, numero 10 Lauriola Alessandro, numero 11 Matteo. A disposizione il numero 12 Pipoli Luigi, numero 13 Tristano Francesco, numero 14 Rubino Lorenzo, numero 15 Mastro Pasqua Armando, numero 16 Esposto Domenico, numero 17 Roberto Gabriele, numero 18 Lupoli Raffaele, numero 19 Santoro Matteo, numero 20 Pelosi Francesco. L'allenatore è mister Luigi Agnelli. Arbitra l'incontro il signor Giacomo De Paulis della sezione di Lecce. Le squadre sono, come vedete, già schierate al centro del campo. Alla regia c'è Andrea Colaiani, ai microfoni ci sono io, Antonio Cassiotta. Partiti. Manovra subito il Borgorosso sulla parte sinistra del campo con il suo numero 10 Cubai, che ha già subito fallo sanzionato dal direttore di gara, il signor De Paulis. Il Manfredonia Calcio viene dalla brillante vittoria in casa contro lo Stornarella domenica scorsa, che ha battuto per 5-0, mentre il Borgorosso Molfetta è reduce da una sconfitta di misura in quella di Lucera per 3-2. Battuto il calcio di posizione al centro dell'area di rigore, ma ha rilevato una posizione di fuorigioco il direttore di gara. Dicevo, ritorna tra i pali dopo un'assenza di circa un mese Nicolas Ciribe, quindi piena fiducia da parte dei mister Agnelli a questo portiere argentino, che aveva chiaramente occupato il posto di titolare nella porta fino al momento poi della sua partenza per le vacanze natalizie. Era mancato per una quindicina di giorni, aveva raggiunto i parenti in Argentina, poi è tornato e la porta era stata occupata come titolare da Pipoli Luigi, che ben aveva fatto. Però da oggi torna titolare, a dimostrazione della fiducia che mister Agnelli nutre nei confronti di questo portiere. E il Granatiero adesso che batte una rimessa laterale lunga in avanti verso Cicerelli, ancora un fallo sanzionato dal direttore di gara a favore del Manfredonia Calcio, per fallo subito da Granatiero. Qualche lamentela da parte dei calciatori del Borgorossi, in particolar modo da parte di Paparella Giuseppe. Pronto a battere il calcio di punizione, la Voragine batterà certamente lungo all'interno dell'area di rigore, spazza via la difesa del Borgorosso, ma vi è Lauriola che manovra con un traversone al centro dell'area di rigore, di pugni il numero 1 del Molfetta Castagno, ma l'arbitro lascia proseguire. Avevano chiesto l'assegnazione di un calcio di punizione i difensori del Borgorosso per presunto fallo subito dal loro portiere a seguito di traversone di Alessandro Lauriola, traversone che non era stato intercettato di testa dagli attaccanti del Manfredonia Calcio.
Simone che batte verso Pasquale Trotta, ma ordina la ripetizione in favore del Borgorosso Molfetta della rimessa laterale che era stata battuta irregolarmente da Simone. Battuta in questo momento la rimessa laterale, vi è sempre la voragine che gira in avanti. La sfera finisce tra le mani del portiere Castagno. Nella linea difensiva del Manfredonia Calcio sostituisce lo squalificato Sementino il numero 5 Monaco Daniele, che si alternava sulla costiera di destra della nostra formazione con Granatiero. Adesso è il Borgorosso che cerca col suo numero 9 Paparella. Ha segnato un calcio di rigore da parte del direttore di gara per fallo commesso ai danni di Paparella. Quando sono ancora trascorsi, che minuto è? Minuto. Al quarto minuto del primo tempo usufruisce di un calcio di rigore, vi è Paparella che si è portato sul punto di battuta, in questo momento prende la rincorsa, tiro, parata di Ciribe, provvidenziale, poi ancora Paparella di destra, aveva cercato di colpire la palla e di metterla in rete, ancora Ciribe ci ha salvati, quindi fortunatamente per il Manfredonia Calcio, Ciribe, il tiro in realtà è stato centrale, ma ha fatto bene Ciribe ad aspettare e a non muoversi. Adesso manovra sul lato sinistro del terreno di gioco Ola per Monaco avanza, lancia lungo in avanti per la voragine di petto, in becca l'Aureola, ma la sfera è terminata oltre la linea laterale. Dicevo, fortunatamente abbiamo annientato questo penalty grazie alla parata del nostro portiere Ciribe. Insomma, sarebbe stata poi dura recuperare il gol di svantaggio quando eravamo soltanto al quarto minuto del primo tempo. Ripagata la fiducia di mister Agnelli, Ciribe davvero ci ha in questo momento salvati, evitando la segnatura della rete da parte di Paparella, che era stato atterrato in area qualche minuto prima. Torna in campo come titolare anche Matteo Stoppiello. Nelle precedenti partite Stoppiello si era accomodato in panchina per far posto a Mastro Pasqua, che peraltro si era ben disimpegnato negli incontri precedenti, andando sistematicamente a rete per 3 partite consecutive. Battuta la rimessa laterale da parte del Borgorosso. La sfera termina oltre la linea laterale, vi è Granatiero pronto a battere lunga la rimessa laterale, indietro per Monaco per Ola lungo in avanti verso Granatiero, spazza via il Borgorosso, ma la sfera finisce tra i piedi di Monaco, che decide di appoggiare indietro per Ciribe. Ancora Monaco, Ola per Simone lungo in avanti per Pasquale Trotta, che stoppa la sfera, raddoppio di marcatura, il pallone viene recuperato dal Borgorosso, ancora
un tiro da parte di Stoppiello che termina oltre la linea di fondo. Sta chiedendo un cambio il Borgorosso Molfetta quando siamo al settimo minuto del primo minuto. È entrato il numero 18, Giovinazzo. Al posto del numero 9, Paparella. Riprende il gioco con il calcio di rinvio battuto da Castagno. Vi è il numero 11 Murolo che manovra indietro per il numero 8 Lucarelli. Lucarelli avanza e scambia con il centrale difensivo, adesso verso il numero 6 Grilli. Grilli in avanti ma è intercettato da Ciccerelli. Adesso è l'Auriola che manovra, scambia con Grumo, Grumo per Stoppiello, Stoppiello per la Boragine, ma si lascia intercettare il pallone. Adesso vi è un lancio verso il numero 10 Kubai che avanza, palla al piede, ancora Kubai, si accentra, cerca il tiro ma è intercettato da Stoppiello, ancora in possesso del pallone il Borgorosso ma ha subito fallo. Nei pressi della panchina locale è stato l'Auriola a commettere fallo sull'avversario. Adesso è il direttore di gara che invita l'Auriola a posizionarsi ai canonici 9,15 m. Vi è Kubai sul pallone, anzi no. Kubai si porta al centro, è battuto il calcio di punizione al centro dell'area di rigore, pallone intercettato in questo momento da Simone, cerca di superare l'avversario ma non vi riesce, ancora Simone combatte sul lato sinistro del terreno di gioco, subisce ancora fallo da parte di Simone. Ancora un calcio di punizione in favore del Borgorosso nei pressi dell'area d'angolo lato gradinata su cui vi sono una decina di sostenitori del Manfredonia Calcio, tifosi ovviamente. Speriamo che col tempo possa essere ripristinato il tifo organizzato a Manfredonia. Questa squadra senza ombra di dubbio necessità di avere i supporters al seguito per essere sostenuta in questo campionato che la vede diretta inseguitrice dello United Sly soltanto ad una lunghezza, 49 lo Sly, 48 il Manfredonia. Battuto in questo momento il calcio di punizione di testa, rete, rete del Borgorosso Molfetta. Di testa, ebbene c'è stata una gran dormita della difesa del Manfredonia Calcio ed il numero 8 Lucarelli Paolo di testa, e con il numero 5 Mauro De Ceglia, anzi no, il numero 5 Mauro De Ceglia di testa ha trafitto l'incolpevole Ciribè, ma su questa palla inattiva bisogna stare certamente più attenti, non bisognava assolutamente consentire a De Ceglia di incornare di testa questo pallone all'interno dell'area di rigore, anche perché il mister Agnelli ci lavora tantissimo. Errato lo stop da parte di Lauriola che vede poi trascorrere il pallone verso la linea di fondo, quindi quando siamo arrivati all'11° minuto del primo tempo il Borgorosso Molfetta conduce per una rete a zero sul Manfredonia Calcio 1932 con rete segnata di testa da De Ceglia Mauro.
è una squadra ostica questo Borgo Rosso Molfetta, l'aveva dimostrato già durante la gara casalinga, la seconda di giornata di campionato, che il Manfredonia aveva affrontato il Borgo Rosso Molfetta allo stadio Miramare, avendo pur vinto per 2-0, ma non era stato affatto semplice domare il Borgo Rosso Molfetta, e lo ha dimostrato anche oggi di essere pericoloso. Si era guadagnato al quarto un calcio di rigore, Paparella peraltro poi sostituito, e di testa De Ceglie ha segnato il gol dell'1-0. Era stato provvidenziale Ciribe ad annullare quel penalty. Ebbene, ci siamo fatti segnare di testa da De Ceglie con la difesa schierata. Bisognerà prestare maggiore attenzione. Adesso viene concesso un calcio d'angolo al Borgo Rosso Molfetta. Battuto il calcio d'angolo di testa, la voragine spazza oltre l'area di rigore, il pallone termina in rimessa laterale. Vi è il numero 2 Messina a battere questa rimessa laterale. In avanti per il numero 7 Rutigliani. Rutigliani cerca di superare, ma vi è Matteo Stoppiello che lo aveva marcato, e poi aveva pensato Simone a collocare il pallone oltre la linea laterale. Ancora rimessa laterale per il Borgo Rosso Molfetta. Vi è il numero 4 D'Ambrosio che scambia ancora, il pallone al centro innocuo, finisce tra le braccia di Ciribe. Adesso vi è Monaco che cerca di impostare l'azione, ma scambia ancora con Ciribe. Dobbiamo velocizzare un po' il movimento del pallone, visto che stiamo sotto di una rete. Ancora Monaco si attarda a scambiare con Ola, in questo momento cede il pallone ad Ola, Ola per Simone. Simone ancora indietro per Ola, dobbiamo verticalizzare, necessariamente velocizzare la manovra di gioco e verticalizzare. Ancora Stoppiello che scambia con Pasquale Trotta sulla parte sinistra del terreno di gioco, Pasquale Trotta al centro, ma il cross è stato intercettato. Adesso ha commesso fallo Stoppiello e il pallone torna in possesso del Borgo Rosso Molfetta e quindi del suo capitano, che avanza, il numero 4 D'Ambrosio, è il capitano omonimo del nostro Michele D'Ambrosio, che ha giocato a Manfredonia, brillante carriera quella del nostro centrocampista, identico ruolo. Ancora il Borgo Rosso, ma adesso ha commesso fallo il numero 8 Lucarelli ed è stato concesso un calcio di punizione al Manfredonia Calcio. Vi è Ciribe che batte per Ola, ancora per Monaco, Ola, scambio con la voragine, si accentra, poi vi è Cicerelli che manovra il pallone, Stoppiello, Cicerelli, Ola, Monaco. È un minuto che manovriamo un pallone lentamente indietro, invece dobbiamo velocizzare l'azione, siamo troppo prevedibili, il Borgo Rosso ci aspetta e poi ci attacca in contropiede, confidando sulla velocità dei propri attaccanti. Infatti il pallone è tornato tra i piedi del Borgo Rosso Molfetta, che il portiere lo lancia in avanti di testa spizzicata, ancora il Borgo Rosso che manovra il pallone col suo numero 10 Kubai, uno dei calciatori più rappresentativi, insieme a Paparella ha segnato 9 reti in questo campionato.
Ancora Monaco adesso che scambia con Ciribe. Monaco. Lancio lungo di Monaco in avanti ad imbeccare l'Auriola, ma vi è il numero 6 Grilli Vito che intercetta il pallone e lo spedisce in rimessa laterale. Guadagniamo una rimessa laterale sulla tre quarti. Adesso vi è Granatiero, vedremo se batterà a lungo all'interno dell'area di rigore. Così è avvenuto in direzione di l'Auriola, ma è uscito il portiere Castagno ed ha recuperato il pallone. Ha subito in questo momento fallo il numero 11 Stoppiello. Ola, Monaco, Granatiero, lungo verso Ciccerelli, ma il pallone termina in possesso del Borgo Rosso. Ancora una rimessa laterale per il Manfredonia Calcio, addirittura vi è il nostro massaggiatore che recupera il pallone, cerca di velocizzare un po' l'azione, in realtà azione che dovrebbe essere velocizzata dalle giocate dei nostri calciatori. Adesso il pallone finisce sui piedi di Grumo, cerca di guadagnare metri ma il pallone torna in possesso del Borgo Rosso. Moffetta carambola sui piedi del numero 10 Kubai e termina in rimessa laterale. Vi è Granatiero, già battuta la rimessa laterale verso Grumo, cerca di girarsi ma sono in due che lo intercettano. Pallone sui piedi del numero 18 Giovinazzo, ancora Ola in avanti ma il pallone è stato spedito in rimessa laterale dal numero 6 Grilli. Battuta la rimessa laterale, ha subito fallo il numero 9 Grumo. L'arbitro era a due passi, adesso vi sono le proteste da parte dei difensori del Borgo Rosso, ma mi è parso lampante il fallo di gioco subito dal nostro attaccante Francesco Grumo. Vi è la voragine che si è portato sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Anche Ola, Dani Ola, si è portato all'interno dell'area di rigore e tutti i saltatori, tra cui anche Daniele Monaco. Speriamo che questo pallone possa essere incornato dai nostri attaccanti in modo da pareggiare i conti con il Borgo Rosso Molfetta, che sta conducendo per una rete a zero quando siamo arrivati al 20° del primo tempo. Adesso vi è il direttore di gara che sta parlottando con i calciatori, li sta invitando a non assumere comportamenti scorretti all'interno dell'area di rigore. Un richiamo incisivo da parte del direttore di gara, dobbiamo assolutamente pareggiare i conti con il Borgo Rosso Molfetta. E queste palline attive certamente rappresentano l'occasione giusta per farlo, visto che siamo dotati di calciatori in grado di colpire di testa il pallone. E l'Auriola che direttamente in rete, parata del portiere, ha tentato il tiro diretto a rete l'Auriola, ma vi è stata la parata di Castagno. Ancora adesso Grumo sul lato destro del terreno di gioco, lascia sfilare il pallone il numero 3 Petrone, si riprenderà con un calcio di rinvio in favore del Borgo Rosso Molfetta. Pallone in gioco, sgomita la voragine, lascia proseguire l'arbitro e Stoppiello che lancia sul lato sinistro del terreno di gioco in favore di Pasquale Trotta, il nostro goleador attaccante, ha subito fallo in
questo momento da parte del numero 2 Messina. Dicevo, Pasquale Trotta, il nostro goleador, che ha segnato 28 reti nel campionato regionale di prima categoria, ha lasciato alle spalle Zotti e gli altri marcatori dello Slai, Manzari, Salvati e La Carra. Nessuno ha fatto meglio di lui in questo campionato. Battuto il calcio di punizione all'interno dell'area di rigore, ma il pallone termina facile tra le braccia del portiere Castagno. Ancora Simone fa buona guardia, ma subisce il pressing del numero 7 Rutigliani Luigi. Ancora in avanti Stoppiello per Grumo, ma vi è il Borgorosso che manovra con D'Ambrosio. D'Ambrosio lungo in avanti, Ola recupera il pallone, lo dà indietro a Ciribè. Ciribè per Monaco, Ola, ancora per Monaco, scambio ancora tra i due, dobbiamo velocizzare l'azione, lo sto ripetendo da diverso tempo, siamo molto prevedibili, il Borgorosso oramai è fermo nella propria metà campo, ci aspetta, non ci pressa neanche, adesso è la Boragine che riceve il pallone, lo mette in avanti per Grumo. Grumo, tiro a rete, bellissimo gol di Grumo. Quando siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo, Grumo ha tirato un fendente che si è ficcato quasi all'incrocio dei pali, nulla ha potuto il portiere Castagno, e questo gol di Grumo, grande goleador, ci consente di pareggiare il risultato con il Borgorosso Molfetta. Ci voleva questo gol, l'avevo detto, bisognava verticalizzare, velocizzare un po' l'azione, e quindi nel momento in cui abbiamo verticalizzato, la Boragine ha ben imbeccato Grumo, che era sul filo del fuorigioco, non ci ha pensato due volte a tirare un bel fendente che si è insaccato alla destra del portiere per il gol del pareggio della Manfredonia Calcio. Adesso bisogna ricomporsi, stare attenti, possiamo tranquillamente vincere questo incontro, abbiamo la qualità per farlo, quindi non ci si deve assolutamente scomporre, dobbiamo semplicemente velocizzare il gioco, perché abbiamo calciatori con qualità tecniche importanti e con qualità evidenti, non ci dobbiamo attardare nella verticalizzazione. Così come è accaduto prima che fosse segnato il gol, fortunatamente abbiamo ristabilito la parità e quindi vi è tutto il tempo per poter far nostro questo incontro e vincere questa importante partita, che ci consente poi di rimanere sempre ad un punto di distanza dallo Slai, che affronteremo fra 15 giorni allo stadio Miramare. Ancora il 5 tra due avversari, ma vi è Granatiero che spazza in avanti, il pallone è recuperato dal 6 Grilli, ancora subisce fallo la Boragine, brutto fallo quello che è commesso da Grilli nei confronti di la Boragine, giustamente il direttore di gara, l'arbitro Giacomo De Paolis, interviene non soltanto a sanzionare il fallo, ma anche con il conseguenziale provvedimento disciplinare. Ammonito quindi il numero 6 Grilli Vito. Al 25esimo minuto del primo tempo. Di nuovo ordina la ripetizione della rimessa laterale già battuta da parte del Manfredonia Calcio, adesso Villa Oriola che ha cercato di verticalizzare verso Trotta, ma era stato intercettato il pallone, subisce fallo Matteo Stoppiello sulla tre quarti,
molto falloso il numero 8 Lucarelli. La partita si è un po' innervosita dopo che il Manfredonia Calcio ha segnato il gol del pareggio con Grumo. Stanno commettendo diversi falli i calciatori del Borgorosso Molfetta, non dobbiamo assolutamente reagire a queste provocazioni, fortunatamente il direttore di gara le sta rilevando sistematicamente, adesso sta posizionando la barriera del Borgorosso Molfetta, calcerà certamente direttamente in porta la voragine. Forza Mimmo, ormai è ribattuta sulla barriera del Borgorosso Molfetta, guadagniamo una rimessa laterale quando siamo al 27esimo minuto del primo tempo. Vi è Granatiero che si appresta a battere la rimessa laterale in questo momento, lunga e all'interno dell'area di rigore. Ancora la difesa del Borgorosso che spazza via, ma la sfera termina sui piedi di Ciccerelli che la passa indietro a Dola. Ola per Simone, pressato dal numero 11 Murolo, ma ancora Ciccerelli per Trotta sul lato sinistro del terreno di gioco, non riesce a controllare il pallone che termina oltre. Rimessa laterale da parte del 2 Messina Domenico del Borgorosso Molfetta. Battuta in questo momento in indietro, ancora per Castagno, Castagno in avanti, ma vi è Lauriola che recupera il pallone, sbagliato il pallone, ancora Lauriola, scambia con Stoppiello, ma vi è il recupero del numero 11 Murolo. La sfera termina oltre la linea laterale, guadagniamo ancora una rimessa laterale con Simone. Battuta la rimessa laterale verso Pasquale Trotta, scambia ancora con Simone, Simone la mette al centro ma non v'è nessuno e la sfera finisce tra i piedi del numero 1 Castagni. Pallone lungo in avanti, ma vi è Ola di testa che ha colpito la sfera di testa, ma l'arbitro ha rilevato un fallo nei confronti del numero 18. Giovinazzo si è appena alzato. Si è portato sulla sfera sia il numero 4 D'Ambrosio che il numero 10 Kubai. Vedremo chi tra i due eseguirà questo calcio di punizione diretto assegnato dal direttore di gara per fallo commesso da Ola su Giovinazzo. Appoggia D'Ambrosio, calciato Kubai, ma il tiro è impattato. Ancora il numero 7 Rutigliani non riesce a controllare il pallone e guadagniamo una rimessa laterale. Vi è Granatiero, in questo momento batte lungo in avanti verso Lauriola, ma ancora Ciccerelli in avanti ma non v'è nessuno, di testa il centrale difensivo, ancora il pallone tra i piedi di Ciccerelli, cerca di girarsi, supera l'avversario ma subisce fallo. Battuto subito Ciccerelli, avrebbe potuto attendere. Ancora un calcio di punizione assegnato al Molfetta. Trentunesimo minuto del primo tempo, 1-1 tra Borgorosso e Manfredonia. Adesso vi è Lauriola che ha scambiato con Stoppiello indietro, in avanti per Trotta che si lamenta. Bisogna essere più precisi
nel passaggio. Adesso è Stoppiello che marca, adesso è in possesso del pallone, Trotta entra all'interno dell'area di rigore. Vi erano in due al centro dell'area di rigore, vi era l'inserimento sia di Grumo che di Lauriola. Un po' egoisticamente Pasquale Trotta ha cercato la sortita a rete, ma il pallone è tornato poi tra i piedi della difesa. Ancora adesso il Manfredonia che manovra il pallone, il numero 7 Rutigliani non riesce ad evitare la rimessa laterale. Pallone indietro per Ola, Ola per Monaco, il consueto scambio nelle retrovie, adesso è Pasquale Trotta che è in possesso del pallone, cerca di accentrarsi, ma ha crossato al centro, ma vi è, fa buona guardia il portiere Castagno che ha recuperato il pallone, adesso lo gioca sul numero 6 Grilli. Grilli ha impattato su Lauriola, adesso vi è Grumo che scambia ancora con Lauriola, Lauriola per la voragine, ma ha subito fallo Lauriola e conseguentemente l'arbitro, avendo quindi rilevato che il vantaggio non si era concretizzato, ha fischiato il calcio di punizione, si è portato la voragine sul punto di battuta. Cinque giocatori del Manfredonia all'interno dell'area di rigore. Speriamo che possa essere proficuo questo calcio di punizione. Possiamo fargli male in qualsiasi momento della partita. E speriamo. Adesso è stato battuto il calcio di punizione verso Ola, smanacciato il portiere, il pallone resta tra i piedi di Monaco, indietro ancora per Pasquale Trotta che si è lasciato tuttavia intercettare il passaggio. Adesso è il Borgorosso che in contropiede verso Kubai che ha subito fallo lascia proseguire l'arbitro tra le proteste del pubblico. Vi è Grumo che ha subito fallo dal numero 3 Petrone, ammonito in questo momento dal direttore di gara. Al 38esimo tante proteste da parte del pubblico locale nei confronti del direttore di gara per non aver sanzionato precedentemente un fallo subito dal numero 10 Kubai da parte di Monaco, aveva lasciato proseguire il direttore di gara e poi vi era conseguentemente sul ribattamento dell'azione c'era stato un fallo subito da Lauriola su cui era intervenuto il direttore di gara con un provvedimento disciplinare. Adesso vi è il direttore di gara nei pressi della panchina del Borgorosso Molfetta ed invita Kubai a calmare gli animi anche della panchina che hanno vibramente protestato nei confronti del direttore di gara per un calcio di punizione non assegnato per fallo commesso nei confronti dello stesso Kubai, uno dei calciatori più rappresentativi del Borgorosso Molfetta. Battuto lungo il calcio di punizione da parte di la voragine, ma il portiere aveva respinto di pugni, ma il direttore di gara ha rilevato una posizione di fuorigioco e pertanto ha ordinato un calcio di punizione indiretto in favore del Borgorosso Molfetta.
ancora la voragine, lancio lungo in avanti per Pasquale Trotta, rincorso dal numero 2 Messina, ha subito ancora fallo Pasquale Trotta da parte del numero 2 Messina, si sta giocando poco a calcio e più a calci, scusate diciamo questo eufemismo, ma è proprio il caso di dirlo, il Borgorosso si è innervosito e sta commettendo negli ultimi minuti ed in particolar modo dopo aver subito il gol del pareggio da parte del Manfredonia Calcio diversi falli nei confronti dei calciatori del Manfredonia Calcio e speriamo che gli animi prima o poi si calmino e che si riprenda a giocare a calcio. Adesso un pallone al centro dell'area di rigore, facile presa per il numero 1 Castagno. Gioca il pallone sul numero 6 Grilli, avanza palla al piede Grilli al centro, ma vi è Monaco che spazza via, ancora Kubai al centro, ha cercato di testa di spizzicare il pallone numero 18 Giovinazzo, adesso vi è Pasquale Trotta che ha cercato di controllare il pallone ma non vi è riuscito, ancora Grilli in avanti per Giovinazzo, ma il gioco è stato fermato dal direttore di gara per posizione di offside dello stesso Giovinazzo. Battuto il calcio di punizione, vi è Ola che scambia con Simone, ancora per Ola, la voragine per Granatiero, ancora la voragine al centro per Lauriola, recupera metri Lauriola, supera un avversario, tenta la conclusione che è intercettata dalla barriera, adesso vi è Kubai che avanza, viene trattenuto da Granatiero, conseguentemente giustamente ammonito, era stato trattenuto Kubai per la maglia da Granatiero che si stava involando verso la nostra porta e quindi il Granatiero ha interrotto l'azione di gioco trattenendolo per la maglia e giustamente il direttore di gara, oltre a sanzionare questo fallo e quindi di gioco, lo ha anche ammonito. Manca veramente una manciata di secondi al 40° minuto del primo tempo, le squadre sono sempre sul risultato di parità 1-1 tra Borgorosso Molfetta e Manfredonia Calcio. È sempre Kubai che batte direttamente a rete, adesso vi è ancora il numero 10 Kubai, autentico leader di questa squadra, si riparte dalle retrovie con un lancio in avanti intercettato da Stoppiello, ancora di testa il Borgorosso, vi è il numero 8 Lucarelli, in avanti Monaco di testa, per fortuna che vi è Ola a recuperare questo pallone insidioso, avrebbe potuto innescare un movimento d'attacco per il Borgorosso. Adesso scontro tra il numero 5 De Ceglia e il nostro numero 8 Cicerelli che è caduto a terra dolorante. Adesso il direttore di gara che autorizza il massaggiatore ad entrare sul terreno di gioco per prestare le cure del caso al nostro centrocampista Benito Cicerelli, fratello del più famoso Emanuele Cicerelli, esterno d'attacco del Foggia Calcio. Vi è sempre il numero 4 D'Ambrosio Michele del Borgorosso a battere questo calcio di punizione, battuto in questo momento il calcio di punizione su Kubai, ancora Kubai cerca di superare Lauriola, si invola verso la, ancora Kubai che perde tuttavia questo pallone, fa bene Monaco a spazzar via questo pallone oltre
la linea laterale. Kubai, dicevo, è uno dei calciatori più pericolosi del Borgorosso Molfetta, buona l'intesa con l'altro, con il centrocampista Michele D'Ambrosio. Ci ha impensieriti non poco questo calciatore che, unitamente a Paparella, ha segnato già 9 reti in questo campionato. Adesso il Borgorosso Molfetta, che pressato dai nostri attaccanti, deve ripiegare indietro verso il portiere Castagno, che ancora scambia con un lancio lungo in avanti verso Giovinazzo, ma vi è Monaco di testa che ha intercettato il pallone. Ancora D'Ambrosio si era reso pericoloso in area di rigore, spazza via Simone, il pallone torna tra i piedi del Borgorosso Molfetta, fortunatamente errato il passaggio. Vi è Ciccerelli che ha scambiato con Lauriola, il quale si è visto intercettare, il pallone torna in possesso del Borgorosso, il numero 7 mette fuori questo pallone per consentire al direttore di gara di assicurarsi sulle condizioni fisiche del numero, non riusciamo a vedere, del calciatore del Borgorosso, è a terra all'interno dell'area di rigore della Mafedonia Calcio, e quindi sportivamente il numero 7 Rutigliani ha spedito il pallone oltre la linea laterale proprio per consentire ai sanitari del Borgorosso Molfetta di prestare le cure al proprio compagno di squadra. Il Mafedonia Calcio affronterà domenica prossima in casa il Foggia Incedit, e dopo il 10 febbraio ci sarà la partita clou, il big match di questo campionato regionale di prima categoria contro lo United Sly, che oggi affronta il Real San Nicandro. Manca davvero una manciata di secondi al 45esimo del primo tempo, infatti in questo momento il direttore di gara ha segnato 3 minuti di recupero in questa prima frazione di gioco. Sportivamente Alessandro Loriola restituisce il pallone al portiere, era stato messo in rimessa laterale, per consentire le cure al calciatore del Molfetta. Ancora adesso via Stoppiello che di testa cerca di intercettare la sfera, non vi riesce, manovra ancora il pallone il numero 7 Rutigliani, al centro per il numero 11 Murolo, ma il pallone è stato intercettato da Ciccerelli che lo ha indirizzato verso Trotta, ancora Lauriola, dovrebbe scambiare velocemente, ha subito fallo Lauriola, guadagniamo un buon calcio di punizione sulla tre quarti, ma l'arbitro ha interrotto il gioco, era stato battuto velocemente questo calcio di punizione da parte di Mimmo La Boragine, ma l'arbitro ha ordinato la ripetizione del calcio di punizione. Vedremo se vi sarà un tiro diretto in porta, vi è Grumo che colloca la sfera sul terreno di gioco. Adesso aspettiamo l'esecuzione di questo calcio di punizione nei minuti di recupero del primo tempo, batte direttamente in porta Grumo, ma vi è stata una deviazione da parte del numero 10 Kubai, se non erro. Guadagniamo un calcio d'angolo, sarebbe il caso, e infatti i colpitori di testa si sono portati all'interno dell'area di rigore del Borgorosso, sarebbe veramente provvidenziale tornare negli spogliatoi con un gol di vantaggio. Battuto il calcio d'angolo, ma di testa Giovinazzo respinge la sfera, adesso vi è Granatiero che colpisce la sfera, ma il pallone termina tra le braccia del numero 1 Castagno.
In questo momento arriva il triplice fischio. Ci sentiamo adesso al secondo tempo per riprendere questa telecronaca della partita.